Ringrazio il dottor Schiavazzi innanzitutto per aver organizzato con passione e professionalità questi eventi. Ringrazio ovviamente il ministro per la sua presenza, il rettore per avere anche lui potuto essere presente. Tra l'altro ricordo che il 28 novembre ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico proprio sul tema dei nuovi lavori, mi ricordava il rettore di dirvi. Infine ringrazio il dottor Colomba, presidente di Inforelea, che interpreta con molta umiltà istituzionale il suo ruolo di socio di minoranza dell'università, ma con molta efficacia ci porta questi eventi importanti. Allora, nei miei studi io non mi sono mai occupato di economia del lavoro e quindi non sono certo titolato per una conclusione accademica sulla relazione del ministro, conclusione che non sarebbe peraltro nemmeno appropriata. Quindi concludo, come mi ha invitato a fare il dottor Schiavazzi, con alcune osservazioni sul ruolo delle business school in generale e della SA in particolare rispetto agli argomenti discussi con il ministro. L'assunto da cui parto, lo dico soprattutto per i tanti giovani delle scuole superiori che forse non hanno ancora studiato economia, è che veramente negli ultimi 3 decenni c'è stato un cambiamento importante rispetto a un modello precedente con un mainstream keynesiano in cui si aveva un'economia più chiusa e una possibilità di creare debito, che naturalmente per l'occupazione era una situazione molto più favorevole. Negli ultimi 3 decenni ci sono state spinte neoliberiste che sono venute da molte parti, soprattutto nel mondo anglosassone, una rivoluzione tecnologica importante, l'accorciamento dei costi della distanza, e tutto ciò ha portato a un radicale mutamento dei flussi dei commerci e degli investimenti internazionali e anche una redistribuzione dei redditi. Il settore pubblico nei paesi OCSE ha smesso di assorbire occupazione, il capitale ha potuto muoversi velocemente, più velocemente di prima, in giro per il mondo, le imprese hanno spezzato la catena del valore, nel senso che non fanno più un prodotto in un posto, un prodotto in un altro, ma spezzettano la produzione in tanti posti diversi. E naturalmente le imprese sono state investite da una pressione concorrenziale molto forte. Il lavoro nei paesi OCSE è stato penalizzato, è inutile negarlo, quindi nei paesi sviluppati, con l'eccezione degli Stati Uniti che hanno mantenuto un tasso di occupazione costante, ma, come ricordava il Ministro, con il fenomeno del working poor, cioè con il fenomeno di persone che lavorano ma che comunque sono povere. E la pressione è stata molto forte, soprattutto nei settori ad alta intensità di lavoro, di cui l'Italia è ricca, ed esposti alla concorrenza internazionale. È chiaro che ci sono modelli economici che invece prevedono, come ricordava il Ministro, nel lungo periodo, fra 25 anni, che tutti guadagnino, ma rispetto alla generazione dei nostri figli questi modelli non hanno ancora portato ad una prova empirica sufficiente. E qui entra il ruolo della formazione delle business school. Il lavoro per difendersi nel mondo globalizzato deve diventare sempre più un po' come il capitale, intrinsecamente dotato, in inglese dicono embedded, di capitale intellettuale, in modo da poter divenire più mobile, più interscambiabile, in grado di interagire a livello internazionale e più attrezzato per le sfide che sono poste dal mondo globale. E questo è un punto cruciale per aiutare il lavoro. Chiaramente servono gli investimenti per aiutare la produttività, serve la flessibilità, ma dotare il lavoro di capitale intellettuale è una sfida ineludibile. E cosa può fare una business school in questo quadro? Chiaramente una formazione sempre più internazionale, direi anche sempre più in inglese, fornire linguaggi sia hard sia le famose soft skill che nella nostra generazione erano un po' trascurate ma che diventano sempre più importanti, che permettono ai giovani di partecipare anche a livello globale a quel fenomeno che si chiama innovazione aperta, che è di tipo organizzativo e gestionale, non necessariamente solo tecnologico, che permette di partecipare assieme alla innovazione strisciante, continua, che tutti i giorni si genera nel mondo delle imprese. Chiaramente il placement è importante, per cui è importante un network di imprese sia sul territorio sia a livello internazionale,
quindi un network internazionale, e percorsi comuni con università straniere. Per far questo occorrono risorse umane altamente preparate, occorrono risorse economiche e occorre una flessibilità organizzativa e gestionale che l'Ateneo pubblico a volte fatica a fornire in tempi rapidi, nei tempi rapidi richiesti dalle imprese. Concludo dicendo come vedo la posizione della SA rispetto a queste sfide. Beh, chiaramente c'è un contesto produttivo che, come ricordava il Rettore, è stato fortemente penalizzato dalla pressione competitiva degli ultimi anni, ma le imprese che hanno resistito alla crisi, che sono in linea di massima piccole e medie imprese, sono sempre più orientate verso l'estero. Abbiamo una dirigenza associativa, preparata, moderna e orientata all'estero, e un settore pubblico attento, sia a livello regionale, sia a livello del Comune di Torino, quelli che conosco di più, che sono attenti a un indispensabile dialogo, soprattutto a livello europeo. Il punto di forza della SA è quello di appartenere a un ateneo pubblico di eccellenza che ha in molti settori, penso alla medicina, alle scienze, ringrazio i colleghi dei dipartimenti che sono presenti, la vicinanza del Politecnico, questi sono asset importanti, perché sempre più in giro per il mondo le business school si pongono nei loro atenei come collegamento tra ricerca, formazione e tessuto produttivo. Sempre più gli investitori internazionali sono alla ricerca di questi asset specifici, costituiti appunto dalla sintesi tra ricerca e innovazione e formazione. Non dimentichiamo anche l'accennato Rettore al settore umanista, che ovviamente può anche esso avere delle sinergie con la business school, e quindi la gestione manageriale del patrimonio culturale e ambientale è una cosa molto importante. Su questo, unico accenno politico che faccio, secondo me dal punto di vista della tecnologia basta che il settore pubblico fornisca, diciamo, le garanzie e fornisca un retroterra di garanzie, e poi il settore privato può andare avanti, mentre sull'aspetto culturale, della gestione culturale e ambientale, è anche importante che il settore pubblico fornisca una vera domanda, perché temo che il privato da solo non ce la faccia. Chiaramente la SA ha tutte queste caratteristiche dal punto di vista del placement, dal punto di vista dell'internazionalizzazione. Non ha ovviamente un contesto con la potenza che può avere Parigi o Milano, quindi per confrontarci con le nostre business school immediatamente concorrenti, ma ha molta capacità e molte risorse umane importanti. Un ultimo cenno: le risorse non solo umane, ma le risorse economiche. Per fare tutto questo sono importanti le risorse e non per niente la concorrenza degli atenei privati nel campo delle business school è molto più importante ora che non ai tempi della mia generazione, perché questi chiedono ai loro studenti moltissimi soldi, molti di più di quelli che chiediamo noi, e quindi hanno un volano di risorse molto importante per fare sostanzialmente le stesse cose che noi siamo chiamati a fare. Noi chiediamo molte meno risorse, facendo pagare agli studenti e alle loro famiglie solo il costo dei servizi aggiuntivi, e facendo parte di un ateneo pubblico siamo anche attenti a seguire le regole dell'ateneo pubblico, e quindi contribuiamo anche in un modo importante al bilancio di Ateneo. I nostri studenti hanno la fortuna di avere un fondo di eredità, il Fondo Novo, cui custodi sono l'ingegner Boggio e il dottor Rosi, che vedo oggi e che ringrazio, che allevia il costo degli studenti meritevoli, ma non costituisce un finanziamento per la scuola. Naturalmente sul tema delle risorse è importante il tema dei prestiti d'onore, probabilmente, e su questo credo che si potrebbe fare molto sul tema delle garanzie, di nuovo da parte del governo. Io vi ringrazio e ringrazio.